il tè quella mattina quando mi ha detto: Gran, tu sei tutto per me. Le ho risposto: anche tu sei tutto per me, mamma. Tutto bene allora? Cosa vuoi dire? Niente, niente. Solo che questo tè sembra troppo forte per me. Tira le tende, Gran. Naturalmente sapevo a cosa si riferiva. Ma vorrei che tu pensassi di non essere il numero uno per me. Anche tu sei la numero uno per me, mamma. Passami la dentiera che te la sciacquo. Naturalmente sapevo a cosa si riferiva. Beh, mamma, non pensavo che avessi un passato. Pensavo di essere io il tuo passato. Tu? Sì, mamma, scusa, come la mettiamo con papà? Ma noi un pre, papà. Un amico dei tempi. Sì, lo so, l'ha detto. Si chiama Frank Tarbo. Francesco Tarboldi, siciliano, da Palermo. Immigrato qui a Londra. Che grande i vecchi tempi tra me e lui. Sì, lo so, te l'ha spiegato. Ecco cos'era successo. L'avevo lasciata di fronte al monumento ai caduti, seduta sulla sua solita panchina, quando io sono andata all'edicola a prendere le mie riviste. Quando sono tornato dico: dai mamma, passiamo dalla parte opposta del marciapiedi. E la prendo sempre a braccetto, ma io non voglio prendere la mamma a braccetto, perché ti hanno pure scambiato per marito e moglie. La mamma ha tutti i capelli bianchi, non so se mi spiego. Allora la prendo a braccetto per passare alla parte opposta. Dico: mamma dai, siamo arrivati, siamo passati, mamma dai, lascia il braccio, mamma. Mamma dai, lascia il braccio, dai, adesso mamma, lascia il braccio, mamma, lascia il braccio, mamma, lascia il braccio, mamma, lascia il braccio! Non ci sono i menù sui tavoli. Il menù è scritto sulla lavagnetta. Poi noi andiamo pazzi per la torta di mele. Allora lui ci ferma e ci dice: no, 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 andiamo da un amico mio che ha aperto nuovo un piccolo bar, è molto bello, economico. Andiamo in queste poste, andiamo dall'amico mio, andiamo dall'amico mio. Se c'è una cosa su cui la mamma siamo perfettamente d'accordo è che il rosso è un colore volgare, volgarissimo. In questo bar tutto è ricoperto di rosso. Tavoli rossi, paratini rossi, pure qualcosa della salsa, pure rossi, pure quelli. No, dico, sicuramente la mamma non piacerà di certo. Che bel posto! Tutto rosso, tutto, ma che eleganza, ma grande non trovi. Ma no, mamma, c'è una patatina nello zucchero. Ma che vuoi, sono quelle e quelle difficoltà di capire da poco, molto elegante. Tre caffè. Gran, che dici? Mamma, tu hai preso sempre il tè. Voglio sperimentare con un po' di caffè oggi. Ma lo sai tu, Bella. Ti devi mangiare una cosa speciale, una cosa no. Ti devi mangiare cheeseburger. Cheeseburger? E che cos'è? Ah, patatine fritte, panino, e poi ci sono pure queste panne di manzo, e poi c'è questa rondellina di limone. Rondellina di limone? Ma sarà buonissimo! Trovi, Gran? Mamma, sempre se riesci a tenerlo su. L'ultima volta con la pizza ho ottenuto il secchio tutta la settimana. Ma no, ho mangiato una pizza una volta. Mi piace sperimentare, vada per questo cheeseburger. Ci servono, cominciano a mangiare. E lui incalza sempre la mamma. Bella, te stai gustando il tuo cheeseburger? Sì, ma dai, se pensassi
quella è una salsina di pomidoro? Sì, lo è. Lo è. Come si chiama? Si chiama Chesciappo. Ah, me ne verseresti un po'? Yeah.
Pino, il capogruppo. Lui è un educatore, lui ne sa di queste cose più di me, io non so nulla. E dice, diamo un calcio d'inizio, dai, chi è che inizia a parlare? Allora mi prometto io, dico, scusa se io posso parlare. E dai, diamo, inizia tu. E parlo della mamma, e di Mr. Targoldi, Targoldi, italiano. E allora dico, sì, la mamma ha questa relazione. Allora si intromette una certa Janice, che fa parte del gruppo, e dice, ma hanno avuto rapporti sessuali. Ho detto, Dio mio, 72 anni, cioè io non devo pensare. Sì, ma il sesso è importante. Poi si intromette una certa Jackie, una lesbica, al 90%, e dice, grande? Questo per me, tra mamma e Targoldi, è amore. No, Jackie, non è amore. È l'amore. No, non è amore. È l'amore. No, non è amore. È amore. No, non è amore. È amore. No, non è amore. Allora è amore, va. Come dite loro. L'amore. Non parlo più. Allora se mi dici che io ho delle reticenze nei confronti del sesso, che non ho scoperto ancora la mia sessualità, ma che io ne ho reticenze nei confronti del sesso. Mi alzo, me ne vado, a un certo punto si intromette Ferdinand, che racconta di quando si è messo nudo ai grandi magazzini. Ok, torno a casa e vedo la mamma tutta ghindata, truccatissima, tacchi a sfilio, minigonna. Dico, mamma, dove stai andando? Pensavo fosse il mister Targoldi. Io vado in bagno, suona nel class. Arrivi a tenda, io vado in bagno. Mamma, ti prego, non andare. Gram, dai, fammi preparare che io devo andare in bagno. E suona nel class. Gram, devo andare in bagno. Mamma, ti prego, non andare. Non voglio cedere. Prendi le tue riviste, non ho intenzione di cedere, Gram. Mi sto preparando. Mangiati qualche uovo. Non è che mi si vede la sottoveste, eh? Ma no, mamma. Dai, Gram. Mamma, non andare, ti prego. Hai preso la pillola? No, mamma, non ti prego, non andare. Hai preso la pillola? No, mamma, non ti prego. Ok. Prendi le tue riviste. Mangiati qualche uovo, dai. E dai un bacio a mamma. Che mamma ti vuole bene, sempre. Dai un bacio a mamma. Dai un bacio a mamma. Dai un bacio a mamma. Ciao. Ciao mamma, com'è andata? Ti sei divertita? Ma ci siamo divertite, ci siamo divertiti. Oh, ma poi che divertimento! Siamo andati a Bingley, hanno aperto questo nuovo centro commerciale. Poi Frank mi ha detto che dovevo provare un nuovo piatto. Ora non mi ricordo come si chiama, non l'avevo mai mangiato. Si chiama cheeseburger. Buonissimo, sai, con queste salsine che loro mettono. E tu che hai fatto a casa? Ma niente, mamma. Non ho fatto niente, sono stato qui solo. Hai visto? Non c'era nessuno che stava spiando la casa. Mamma. C'era qualcuno che stava spiando la casa. Mamma, ti prego non cominciare con questa storia. Ti prego, hai preso la pillola, però sono stanca. Ti prego, ho bisogno di dormire. Prendi la pillola. Non la voglio la pillola, mamma, non la voglio. C'era qualcuno che stava spiando la casa. Te lo dico io chi era. Mrs. Pamela Musgrove. E chi è? La figlia del tuo futuro maritino. Ma che dici? Non c'è nessuna figlia! Sì, e ti dirò di più, la presenza della moglie, Mrs. Targoldi! È viva! È in carrozzina da 10 anni! Tu non sei l'ultima! L'ha fatto così con tante altre! Pensare che l'altra settimana stava andando alle Barbados con un'altra! Ma! Non c'è nessuna signora Targoldi! È morta! E non c'è nessuna figlia! Ti stai... Gram, prendi la pillola. Ti stai inventando tutto, Gram. Prendi la pillola, Gram, io vado in bagno. Dopo un po' è tornata. Tutto dimenticato. Dove andiamoci a prendere il tè, Gram? Al quale monumento mi porti? Mamma, ti va di andare all'abbazia di Ripon? Sì,
me piacciono i monumenti. Ma poi quello gli puzzava pure l'alito. Sì! Sei tu il mio uomo grande.